Cosa significa per te accoglienza? Appartenenza. Inclusione. Empatia. Interazione. Unione. Empowerment. Rispetto. Coabitazione. Sinergia. Coesione. L'Università di Verona fa parte della rete di Atenei e del Manifesto Università Inclusiva. Progetto promosso dall'UNHCR con l'obiettivo di supportare le università e gli enti di formazione terziaria affinché sia garantito l'accesso più ampio all'istruzione universitaria per le persone costrette a fuggire. L'attività del MUI si traduce in azioni concrete, quali il riconoscimento dei titoli, la realizzazione di forme di supporto per garantire l'accesso e la prosecuzione agli studi, il sostegno per l'integrazione nella comunità e il supporto all'inserimento lavorativo post-universitario. L'Università di Verona ha aderito al progetto Unicore University for Refugees nell'ambito delle azioni del Manifesto Università Inclusiva. Accoglienza, motivazione e merito sono i capisaldi di questa progettualità, che traduce nella pratica la strategia generale di accoglienza e inclusione dell'università. Unicore offre infatti l'opportunità di arrivare in Italia, in maniera sicura, a studentesse e studenti che abbiano già ottenuto lo status di rifugiato, affinché possano proseguire i loro studi con un corso di laurea magistrale della durata di 2 anni. L'Università di Verona aderisce anche al progetto SAR, Scholar at Risk, il cui obiettivo è quello di proteggere le studiose e gli studiosi che si trovano in situazioni di pericolo o il cui lavoro è fortemente compromesso. L'attività principale è un supporto concreto attraverso l'istituzione di borse di studio, borse di ricerca e di lavoro a contratto autonomo. È rivolto a chi non può continuare il proprio lavoro scientifico a causa di situazioni di rischio generalizzato o di persecuzioni mirate. Parte di queste azioni è resa possibile dal contributo dei tutor, studenti del nostro Ateneo, che ogni anno scelgono di partecipare al progetto MUI. Abbiamo chiesto ad alcuni di loro di raccontarci la loro esperienza. Mi chiamo Imanel Koraishi e sono una studentessa iscritta al sesto anno di medicina dell'Università di Verona. Ho partecipato a diversi tutorati organizzati dall'Università. Inizialmente anch'io ne ho beneficiato come studentessa del primo anno e avevo come punto di riferimento il nostro tutor matricole. Dopodiché, dopo aver conosciuto bene l'ambiente universitario, ho deciso di propormi come tutor in diverse aree dei servizi organizzati dall'Università per ricambiare il sostegno ricevuto. Durante la mia esperienza come tutor del progetto MUI, ho fornito la mia disponibilità a 2 studentesse iscritte alla facoltà di infermieristica. Sono 2 studentesse rifugiate che avevano difficoltà nei loro primi esami nella comprensione della lingua italiana e di conseguenza nell'apprendimento della materia. Ho cercato di semplificare loro il materiale da studiare usando parole di facile comprensione. Ciao, sono Letizia Santisi, iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale in Banca e Finanza. Ho deciso di partecipare a questo progetto per conoscere diverse realtà, sia da un punto di vista personale che professionale. Il mio obiettivo era l'inserimento dello studente a 360 gradi nel contesto territoriale e universitario. Ho avuto modo di interagire con Apollo, lo studente beneficiario della borsa di studio Unicore 5.0, supportandolo nelle pratiche burocratiche e nella preparazione degli esami. Inoltre ho collaborato insieme ad altri tutor nelle procedure di avvio di Unicore 6.0. Ciao, mi chiamo Gospel Ziomanadi, dottorando in informatica qui all'Università di Verona. Ho deciso di far parte di questo progetto, progetto MUI, in quanto sento il desiderio profondo di contribuire al processo di inclusione qui all'Università di Verona. Nel corso di questo progetto ho lavorato nella fase di organizzazione del progettualità di accoglienza Unicore 5.0 e alla fase di preparazione del progettualità Unicore 6.0. In questi mesi ho lavorato con dedica e cura, sapendo che ogni mossa che faccio è significativo e importante per l'operatività e organizzazione della progettualità. Ogni passo che ho fatto è stato fatto con volontà di costruire un ambiente accogliente e inclusivo, perché credo che l'accoglienza è un atto di amore incondizionato per creare ponti e abbattere barriere in modo da creare un mondo prospero e condiviso per tutti. Mi chiamo Meluinzi e sono uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in relazioni commerciali internazionali.
ho deciso di aderire al progetto MUI perché credo nell'importanza della cooperazione internazionale e del supporto reciproco tra culture diverse. Il mio apporto nella progettualità di accoglienza seguita dalla Commissione Cooperazione ha riguardato in particolare i progetti Unicore e Scholars at Risk. Essendo madrelingua araba, ho potuto contribuire al supporto, fornito dentro e fuori l'università, ad un ricercatore yemenita del progetto SAR. Ho imparato quanto sia importante il supporto reciproco tra persone in situazioni di difficoltà e ho avuto l'opportunità di sviluppare competenze interculturali che sono fondamentali nel mondo globalizzato di oggi. Sono grato di aver avuto la possibilità di collaborare e di lavorare a questo progetto e spero di continuare a contribuire in futuro. Per capire meglio cosa significa beneficiare del progetto Unicore e quanto sia importante la sinergia tra università ed enti locali, sentiremo la testimonianza di Apollo, assegnatario della borsa di studio per l'edizione Unicore 5.0, e di Jacopo Rui, uno dei coordinatori del Community Center di Verona, presso il quale Apollo farà il suo tirocinio. My name is Apollo Patch. I'm a student at the University of Verona, pursuing Master of Science in Economic and Data Analysis. I was assigned to two tutors, academic and social interaction, which helped me to adjust to my new environment. I really applaud the work of the student tutors who are making life more easier for international students to adjust to the new environment. I wish to extend my heartfelt gratitude to my project coordinators too for the tireless effort that they have put in place to ensure that I find a place where I can do my internship. I chose Verona's center among other options because of the extensive work with immigrants, and they have comprehensive statistical data that they keep for this immigrant population. So at NPF, I saw an opportunity of coming to apply my analytical skill and try to forge or try to provide an insightful trace on this data and provide a meaningful report to the stakeholders. My recommendation to them will be, I will suggest that if possible, they can organize a come together for the continuing Unicore as scholars. This meeting will enhance reflection and sharing of challenges, which can be used to improve on the subsequent progress of this course. Thank you so much. I appreciate. Thank you for your time. Io sono Jacopo Rui, sono al coordinamento del progetto del Community Center Verona e con il quale abbiamo accettato e siamo molto felici di collaborare insieme al progetto Unicore e perché abbiamo valutato anche come OneBridge Studio Many di integrare i servizi e le necessità di entrambi i progetti. E pensiamo che i servizi del progetto Community Center, quindi la scuola di italiano, l'orientamento al lavoro, ma soprattutto lo sportello socio-legale, sia uno strumento prezioso per tutte le persone che accedono al progetto, ma anche in questo caso per Unicore. Dall'altra parte, invece, la complementarietà e la possibilità di avere Apollo insieme a noi all'interno del tirocinio e ci permette di andare a migliorare i nostri servizi. Apollo, quello che sta studiando all'Università di Verona, la possibilità di analizzare i dati, di organizzarli, ci regala la fortuna anche a noi di andare a leggere meglio quelli che sono i fenomeni che attraversano il nostro sportello, i flussi di persone, e siamo molto fortunati e felici di averlo con noi. E per te cosa significa accoglienza? Diventa tutor anche tu e aiutaci a sostenere il progetto MUI.